di omicidio, suicidio, la madre che uccide la figlia e contestualmente si toglie la vita. Un classico della letteratura forense dove viene descritto come un atto di amore estremo, così è scritto anche nell'ordinanza del giudice tra le indagini preliminari, voluto dalla madre, una madre fortemente depressa, per proteggere la figlia dalle difficoltà della vita. Ma la polizia del commissariato di prima, intervenuta nell'immediatezza del fatto con la guida dell'ispettore Bulloni, su richiesta del padre, che ha ritenuto la figlia della sconvolta dal rinvenimento dei corpi della figlia e della nipote, e il magistrato di turno, il sostituto dottor Pesini, immediatamente recatosi sul posto con il maresciallo Custavini della locale sezione di polizia giudiziaria della procura, notavano qualcosa di strano, di non convincente. La madre e la figlia, lontane, ancora vestite, sul letto, composte, sole. Contrariamente a quello che accade normalmente e naturalmente in tutti i casi di omicidio e suicidio, di cui ho descritto prima, dove la madre è presa, si uccide la figlia, se la tiene stretta per accompagnarla, come dire, nell'ultimo viaggio. I blister di Xanax, che ho descritto prima sul tavolo, erano privi della confezione e risultava asportata quella parte della costella sulla quale sono riportati i dati, i numeri del lotto, in modo così da non consentire di risalire alla partita, alla provenienza, ricostruire il percorso della loro vendita, se in, come dire, in farmacia, in ospedale o in altro modo. L'assenza di lettere di addio o di spiegazioni, la presenza di ben quattro gombole e fornelletti da campeggio, non presenti nell'abitazione la sera precedente, quando la madre della vittima era andata via dopo aver trascorso il pomeriggio con la figlia, perché stava arrivando il padre della bambina, Maurizio Iori, un medico con il quale la vittima Claudio Ornesi aveva avuto una relazione, da cui era nata la piccola Lidia. Dalle dichiarazioni prese dalla madre nell'immediatezza del fatto lì sul posto, emergeva inoltre che quella sera la figlia non aveva manifestato alcun tipo di contrarietà o di tristezza o di turbamento, e mai aveva manifestato sintomi di depressione o di propositi suicidari. D'altronde tutte le persone che sono state sentite non hanno mai riferito nulla di questo genere, anzi tutte hanno descritto Claudio Ornesi come una persona solare, attaccatissima alla bambina e con dei progetti per il futuro anche nell'immediato. Aveva organizzato da poco le sue vacanze, aveva cambiato la libreria di casa. Ne risultava che fosse in cura per depressione o che qualcuno le avesse prescritto degli ansiolitici, cosa che peraltro il suo medico di base ha assolutamente escluso. A fronte di questo quadro di apparente omicidio-suicidio, per niente convincente, anzi fin dall'inizio estremamente inquietante, iniziamo immediatamente le indagini con l'ipotesi di istigazione al suicidio sulla base delle dichiarazioni di familiari e di conoscenti che avevano descritto i rapporti tesi e complessi tra Iori e la vittima, che rivendicava per la sua bambina un migliore attaccamento da parte del padre, un migliore riconoscimento della sua esistenza rispetto alla società e alla famiglia del Iori. Rapporti che si erano tesi e complessi, che si erano aggravati proprio in quegli ultimi giorni. Le indagini, portate avanti con grande determinazione dal personale della squadra mobile di Cremona,
e dal commissariato di Crema, utilizzando tutti i mezzi di prova e di ricerca della prova, intercettazioni, acquisizione di documentazione, testimonianze, ricostruzione dei movimenti delle persone con il telefax, con le celle telefoniche, ricognizioni e così via, consentivano di accertare con sicurezza che una persona era stata a cena nell'appartamento della giovane donna quella sera dopo che la madre si era allontanata, nelle ore a cui si fa risalire la morte. Che l'alibi dettagliato fornito dal dottor Iori era falso. E le indagini consentivano altresì di accertare l'origine delle bombole e dei fornelletti, portando alla luce una serie di indizi gravissimi nei confronti di Iori Maurizio, che non intendo qui ripercorrere, e che hanno portato oggi all'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di Iori Maurizio per omicidio premeditato di Claudia Ornetti e della loro bambina Lidia di 2 anni. Certo, è un'ipotesi accusatoria che lascia sgomenti per la gravità del fatto, per la premeditazione, l'organizzazione, per la freddezza dell'esecuzione. Io, ecco, su questi fatti, su questa ricostruzione, non voglio aggiungere altro. Come ho già detto, ho ritenuto doveroso oggi essere qui per inquadrare la vicenda al fine di una corretta informazione e anche per dare conto di come si è arrivati a queste conclusioni, attraverso indagini accurate e riscontri oggettivi. Poi, come sempre, grande cautela. Le indagini sono ancora in corso. La misura cautelare si è resa necessaria perché per evitare di impedire l'inquinamento probatorio e anche per tutelare le altre esigenze cautelari che anche in considerazione della necessità di eseguire perquisizioni contestuali all'arresto che infatti poi hanno anche dato esito positivo perché hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi di prova. D'altronde è la stessa legge che a seguito della novella del 2009 impone nel caso di omicidio il carcere, a meno che, come sappiamo, per esempio la Corte Costituzionale non siano stati acquisiti elementi concreti dai quali emerge che altre misure meno gravi possono soddisfare ugualmente le esigenze cautelari, ma così non è nel caso di specie. Peraltro, come ho detto, le indagini sono ancora in corso, quindi il richiamo alla cautela è assolutamente fondamentale. Io mi fermo qui, voglio solo con l'occasione esprimere il mio apprezzamento per il lavoro, per l'impegno profuso dalla nostra polizia, che è in particolare per la tenacia e per la determinazione con la quale ha agito per ricostruire il fatto e cercare gli elementi. La polizia della squadra mobile di Cremona, diretta dal dottor Lopresti, con in particolare il sostituto commissario di Ricopo e il ispettore capo Bonazzoni, e la polizia del commissariato di Crema, diretta dal dottor Segre, e in particolare l'ispettore Torrisi, il sovrintendente Brugnoni e l'assistente capo Dall'Occhio. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? L'unica nota positiva è che in questo caso le indagini sono sì state svolte attraverso tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, ma posso dire che le indagini sono state svolte dai poliziotti attraverso il loro diretto servizio. Hanno percorso chilometri e chilometri anche al di fuori della provincia di Cremona per ricercare indizi, ricercare prove attraverso un controllo certosino in alcuni casi di svariati siti dove poter acquisire questi indizi. E quindi la riprova che si può fare polizia, si può fare indagini sotto la direzione della magistratura,
L'importante è che ci sia spirito di abbreviazione, perché questo è stato un caso che ci ha un po' coinvolti tutti. Una madre e una figlia che vengono uccisi, secondo le nostre leggi, in quel barbaro modo, avevano la necessità di un nostro massimo impegno. Di questo ringrazio il procuratore che ha voluto esprimere il suo applauso nei confronti del personale alle mie dipendenze, che io sono qui a testimoniare con la mia presenza a loro stessi, che sono soddisfatto e orgoglioso di quello che hanno fatto. Ripeto, abbiamo utilizzato le intercettazioni, le abilità di tutto, ma se non ci fossero stati loro a percorrere in questi mesi chilometri e chilometri per rintracciare, localizzare ed individuare esercizi commerciali piuttosto che celle telefoniche, non saremmo arrivati alla positiva per noi soluzione del caso. In questa occasione, oltre appunto alle tecniche investigative supportate da mezzi tecnici, siamo comunque partiti da una cosa che per noi è fondamentale, e cioè un buon sopralluogo di polizia scientifica, perché le prime impressioni che vi ha anticipato la dottoressa Polvonovo per quanto riguarda il nuovo decreto, quindi l'accuratezza con cui è stato verificato ogni particolare lo stato dei luoghi e soprattutto la scena del crimine, sono state per noi non solo il primo spunto per poter poi effettuare tutte le altre attività, ma soprattutto per cercare di capire come fosse stato possibile che una dinamica sinceramente alquanto singolare, quindi non riportata nella tradizione del cosiddetto omicidio-suicidio, potesse essere stata messa in atto in un contesto sinceramente così anomalo. E da lì, quindi mi allaccio a quello che ha anticipato stavolta il signor Questore, ricollego appunto l'effettuazione di accertamenti di natura tradizionale, quindi il classico percorso a ritroso, cioè partire da un piccolo particolare risalendo poi appunto a seguito di una serie di incroci, a seguito di soprattutto un'attenta attività di analisi di tutti quelli che erano gli elementi che man mano avevamo acquisito, non solo il corso di sopralluogo, ma soprattutto anche la discussione di tutte le persone informate sui fatti, che ci hanno consentito di delineare non solo un quadro oggettivo ben più completo e ben più complesso di quella che era una figura appunto della donna, sicuramente non affetta da nessuna crisi depressiva, da nessuna turba psichica, e in questo frangente appunto per noi ancor più si stagliava questa anomalia che avevamo percepito in sede di primo sopralluogo. Senza poi contare tutto quello che siamo riusciti a raccogliere e ad aggiungere a livello di particolari, e quindi a comporre, a ricomporre questo puzzle, andando a ripercorrere tutto quello che era stato il percorso e soprattutto purtroppo il processo mentale della persona che, secondo quelle che sono le risultanze investigative di cui acquisite, sembrerebbe si sia reso responsabile di questo efferato crimine. Legati molto probabilmente a un riconoscimento di natura sociale di questa bambina, cioè che questa bambina avesse pari dignità rispetto alle altre figlie che comunque aveva già questo professionista in occasione di altre relazioni precedenti e attuali, e sembrava quello che siamo riusciti a costruire, che invece secondo quanto percepito volesse quasi nascondere la reale presenza di questa bambina. Quindi questo era stato uno dei motivi, forse il principale motivo di vista comunque continuava a frequentarsi con una certa, almeno sembrava con una certa serenità.